Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui, nel nostro angolo della carica. Oggi parlerò, per quelli che si avvicinano alla carica e muovono i primi passi, non per quelli già che sanno come funzionano le cose. Allora, siccome che mi è stato chiesto da un amicone se magari lui vorrebbe fare una dose, per esempio, o da 1,60 magari che o da 1,40, magari per 34, 35, dici, che borra posso utilizzare? Allora, le varianti sono queste. La cartuccia finita per fare la chiusura stellare deve essere di 11 mm, al di sotto deve restare, compresa di borra contenitore. Quindi, per muovere i primi passi, ovviamente ci vuole, l'ho spiegato ieri, ci vuole l'attrezzatura. Una volta che hai l'attrezzatura, se non puoi avere questa, io adesso qui non ce l'ho, ho quella manuale e con quella ne ho fatte centinaia di cartucce quando mi mettevo. È una faticaccia, eh? Però danno soddisfazione e non c'è prezzo. Allora, per muovere i primi passi, partiamo con una polvere semplice, una delle migliori, resta sempre nella storia. Allora, facciamo così. Io carico la sipe 1,50. Così si ci arriva subito al dunque, 1,50. Allora, io adesso la metto qua un pochettino per dare una dimostrazione. Questa è troppa. Aprirebbe il fucile come il burro. Allora, voi pesate la polvere col bilancino, con questo, con quello anche elettronico. Ecco qua, 1,50. Chiudete, la polvere sta sempre ben chiusa. Usate un bossolo, questo è tipo 1. Io ho visto bossoli con la corazza tipo 2 che l'hanno cambiato per tipo 1. Vabbè, si fa confusione, lasciamo stare. Questo è tipo 1 con innesco 6 e 16. Lo uso questo qui trasparente, almeno che potete vedere. Allora, si mette la polvere dentro la cartuccia. Ecco qua. Allora uno pensa, ma che borra posso mettere adesso dentro per avere l'altezza giusta? Adesso vi faccio un esempio. Allora, una borra da 19 è impossibile metterla, perché sarebbe, la polvere è poco voluminosa e sarebbe troppo bassa. Se voi mettete una borra, adesso vi faccio vedere, una borra da 20, 22 mm della Volandi. Come potete vedere è troppo bassa, si vede a occhio che ancora è bassa, perché se tu misuri gli 11 mm, vediamo, 11 mm è troppo bassa. Io metto adesso, perché voglio fare le cose proprio che si possono capire, perché no, non tutti fanno capire le cose, si mettono a fare lì, sembra che pelano le patate. Allora, io adesso metterò i pallini qua dentro, così potete vedere. Questo è il numero 10, cartucce per i tordi. Io faccio una carica da 32 grammi. Perché bisogna, le persone che, specialmente quelli che si avvicinano alla carica, alla ricarica dei cartucci, bisogna spiegarlo bene, che a me non riescono a capire, perché è anche giusto per loro che si avvicinano a questa grande passione, che sì, non ha tempo nella vita, che si perde fin dalla notte dei tempi, che non c'è cosa più bella farsi le cartucce da sé, ve lo posso garantire. Quando tiri il lieto ti sente che ti scoppia pure l'anima vedere dei risultati di tutto il lavoro che fai.
Ovviamente si ci arriva grado per grado, eh. Allora, questa è una carica da 32 grammi. Se io la metto qui, questo, come ripeto prima, è da 22 mm. Se io lo metto qua, vedete? È molto basso. La chiusura stellare non è che non verrebbe, verrebbe, però verrebbe con le pieghe troppo in dentro e non va bene. Come potete vedere, è molto di più, quindi non va bene. Vedete? È 12, bisogna scendere ancora. Da 10, 11, 11 resta. Allora, cosa si fa? Siccome è che è troppo profonda ancora, mettiamo i pallini qua, li recuperiamo per non ripesarli. Si toglie la borra, togliete la borra, piano piano perché esce. Ci date, se c'è della polvere rimasta attaccata, ci date un colpetto, la fate cadere. Ecco, pulita. Togliete questa da 22. L'unica cosa che ha senso, perché le borre si tratta di pochi millimetri di differenza. Si parte con questa, eccola qui, con questa da 25. Con questa qui adesso ci troviamo, mettendola più alta, da 25. Quindi di 3 mm. Ecco, voilà. Si mettono di nuovo i pallini. Ecco, questa è perfetta per la chiusura stellare adesso. Ecco, 11 mm, guardate, li sfiora appena appena i pallini. Adesso li chiudiamo perché questa è un'ottima cartuccia e la chiudiamo. Allora, si cambia il pezzo. Fatevi sempre una misura se usate questa macchinetta o comprate questa macchinetta, se non volete quella elettrica. Fatevi sempre una misura perché le cartucce devono essere calibrate, cioè pressate tutte uguali, eh. Mettete questa qua da 11. Lo so, uno, tanto quella elettrica devi sempre regolare anche tramite vite, non è che. Ecco qua. Prima di chiuderla, vedete com'è la pressione? Vedete il coso alla luce? Ci dà la giusta tensione, più o meno del 50%. Allora, adesso fate qui la chiudo, farò la chiusura stellare. Quando fate le cartucce, un filino d'olio, così fa meno attrito, la chiusura viene perfetta. Mettetelo e si chiude. Ecco, la cartuccia è fatta. Vedete? La pressione? Giusta al 50%, la cartuccia è finita. Guardate, un'ottima cartuccia per i tori, ve lo posso garantire. Anche a 40 metri vengono giù come ridere, anche a distanze superiori. Allora, se si vuole fare invece l'orlo tondo con la borra, si mettono borre più alte. Mettendo la borra più alta deve restare almeno 6 mm, 5-6 mm di bosso libero per fare l'orlotondo. Chi non ha la macchinetta che vuole fare l'orlotondo può farlo anche con le borre, non è un problema. Adesso vi faccio vedere. Così. Allora. Allora, voglio fare una cartuccia, voglio fare per esempio una cartuccia da colombaccio. Non posso fare la chiusura stellare, voglio fare l'orlotondo, però uso la borra contenitore. Si può fare. La chiusura stellare cosa c'ha di principio? Che concentra molto la rosata al centro. Invece l'orlotondo con un cartoncino autodisintegrante, la rosata è ben distribuita su tutta la circonferenza. Invece al contrario della stellare che è ben distribuita, però concentra molto la rosata al centro. Allora, io voglio fare una cartuccia per colombaci. Uso la Rex.
Rexverne. Questa è una polvere che da 36 grammi si può caricare, ok? È di 36 grammi. Allora, prendo un bossolo, tipo 3, fiocchi, innesco 6 e 16. Prendete, fate 1 e 90. Mettete 1,90. Allora, i pesi, questi qua di milligrammi sono 500, 200, 200, 100 e 50. Io farò una carica da 1,90, quindi ho messo un pezzo da 500 e due pezzi da 200. Sono 5,49, aggiungo un grammo, questo qui, ed è 1,90. Caricherò 1,90 di polvere. La Rex è una polvere molto voluminosa, eh? Questa qui sabato la proverò, così vi rendete conto anche della differenza, uno che vuole provare per vedere la rosata. 1,90. Mettete la polvere, togliete i pesini, fate 3, 20, 30, 35, 36. Allora, pesate il piombo, il numero 5. Numero 5, 36 grammi. Ho detto che è una polvere voluminosa e vogliamo fare la chiusura stellare. Allora, per fare la chiusura stellare partiamo, si parte. Allora, quando voi avete le attrezzature dovete comprare delle borre, quando iniziate a fare la ricarica, delle borre. Se avete una grande armeria che magari le potete comprare, per esempio quelle da sciolte, magari ne comprate 20 di queste, 20 di quelle da 25, 20 da 19, 20 da 17 mm e 20 magari da 27, da averne un po' da regolarvi con l'altezza e con la chiusura stellare o rotondo. Io adesso qui provo a mettere una borra perché voglio farlo rotondo. Provo a mettere una borra da 22, da 22 ecco. Provo adesso a mettere i palini e vediamo. Se non la cambio, non va bene. Vedete? Non va bene da 22, quindi vi regolate voi. Io adesso vi sto facendo vedere un esempio per fare dei vari passaggi. La polvere la togliete. Cosa succede? Da 22 non va bene, allora scendiamo con una da 19. Ecco perché vi dico di prendervi un po' di borra. Scendiamo con una da 19. Una da 19. Mettiamo dentro, mandiamo giù, è più bassa ovviamente, e vediamo se può andare. È più bassa. Ecco qua. Vedete? Adesso questa va bene. Allora. Si deve dare la giusta tensione anche alla borra. Ci mette un dischetto autodisintegrante sopra. Mi serve per dopo.
Questa è un'altra misura, le cartucce a orlo qua. Guardate, adesso non si può vedere, cioè non lo potete vedere. Vedete? Tentore. E la carica. Ora, la cartuccia finita. La cartuccia avete un calibro, misurate sempre. 65. Finita. Questa qui farà parte, poi la proverò. E così vedete anche voi anche le rosate che farà. Allora, per quanto riguarda l'avvicinamento alla carica, più o meno, così vi fate almeno un'idea. Ovviamente, come ripeto, anche gli inneschi dovete prendere sempre degli inneschi 6 e 16 e 6 e 15 di bassa e di alta potenza. Perché magari con il freddo si può usare un innesco più forte, con il caldo magari si usa un innesco più piccolo, più bassa potenza. Allora, adesso entriamo per il tiro dinamico da provare. Ovviamente ho detto senza il buffer, perché è anche giusto provare delle cartucce senza il buffer. Visto che sono provate pallettoni con il buffer, le proveremo senza. La carica sarà la stessa, solo che mancherà il buffer. Io so già i risultati, non è che, però è giusto che almeno cioè, se ne facciamo un'idea tutti quanti. Allora, partiamo con la prima. Io poi ne preparerò ancora qualcuna poi, per fine settimana. Adesso ne faccio solo un così per dare un'idea. Allora, partiamo con la. Al quanto riguarda quello che ho detto ieri, per gli animali quando cadono sono pieni di sangue, la polvere 50 mg va diminuita, viceversa quando ho aumentata quando fa piume. Ecco, ho fatto un po' di solo un piccolo errore che non era niente, però è meglio specificarlo. Quando vedete un animale che lo raccogliete, avete le mani piene di sangue, lui è ancora vivo, diminuite un po' la polvere e vedrete che la prossima fucilata andrà meglio. Allora, partiamo con la prima, perché è anche giusto. Questa è una carica da 1,95. Ecco qua. 1,95. Allora, la LB6 è molto diversa dalle altre borre. Vedete, è molto profonda. Dentro ho tagliato un sugherino. Ho tagliato le alette. Le alette vanno tagliate. Dopo un attimo vi spiegherò anche il problema di questa borra. Allora, metterò una coppetta. Metterò la borra. Allora, e partiamo e carichiamo queste belle caramelle. Ripeto che per la caccia agli ungulati in Italia sono vietati, il massimo che puoi sparare è la volpe, sono anche eccessivi per la volpe, ma l'unico che se uno li vuole usare a caccia è per la volpe. Se vuoi sparare con un bacio, poi ognuno cioè come le fa uso a caccia, cioè dalla piuma, meno che gli ungulati,
È un problema suo, se vuole sparare una fucilata e un colombaccio se lo può tirare, non è che la legge gli dovete, però verso gli ungulati sono vietati. Allora, partirò con quelle da 10. Assestate bene sempre i pallettoni dentro, eh. Non buttateli così a casaccio, eh. È il bello della diretta, amici. In fondo parte 2, 4, 6, 8, 10. Allora, qui adesso qui bisognerebbe spianare per il buffer, però io non lo, ho detto che non lo uso, perché per il tiro dinamico non serve. Allora, però li voglio ricontrollare per il fatto che mi sono caduti prima. Quando avete, io adesso faccio un esempio, un esempio, facciamo finta che uno ha un dubbio, perché è meglio ricontrollarlo prima, magari se vedete che avete un dubbio, due sono dentro, ho detto dobbiamo farne da 10, 2 4 6 8, ecco qua, 10 palettoni. Allora, ripeto, questi qui andrebbe il buffer, il polimero adesso. Perché se metto uno di questi 12 integrali sono rigidi, l'orlatura, visto che di lato è vuoto, piegandolo lo spezzerebbe. Allora noi usiamo un altro che è molto sottile. Speriamo che ci sono ancora, che non li ho usati tutti, che non si vedono neanche. Uno, due, di questi cartoncini trasparenti. Vedete, queste qui flettano ma non si rompono. Ecco qua. Questa la possiamo chiudere. C'è il buffer, eh? Queste per il tiro dinamico sono uno che si vuole divertire, sono note. Le proveremo così fanno un'idea anche quelli che ancora fino ad oggi non hanno visto. Mettiamo qui, partiamo con un'altra. Allora, partiamo con un'altra. E questa qui la faremo. 1,70. Ok. C'è che strategia non mettere poco. Ecco qui, 1,70.
Per questo tipo di carica qua da 8 palettoni. Allora, voglio fare solo una cosa, perché sennò poi si assomigliano, ma non sono, si assomigliano, ma non è la stessa cosa, eh. Ecco, per evitare errori. Segnatele sempre. Ok, andiamo. Per questo uso la forma. Allora, io adesso vi faccio vedere queste barre qua, che vi ho spiegato prima. Questa è la LB6, la vedete? Non è tagliata, è un tubo. Se voi caricate con questa qui, in queste condizioni, fa l'effetto palla. A 50 metri, 60 metri fa il buco. I pallini si incastrano, non riescono a uscire perché non ha le alette. Quindi è un errore caricarle come sono. Io le avevo fatte, qualche cartuccia l'avevo fatta, che volevo far vedere questo tipo di borre. E non, il video poi non l'ho più fatto, per il semplice fatto perché faceva uno schifo, perché a 50 metri arrivava sul bersaglio, arrivava la borra, bucava proprio, cioè è come una palla. Non, e non è bello far vedere un video che, o i video ci fanno vedere che funzionano bene o no, cosa serve che gli fai un video così? Anzi, si può anche capovolgere, è ancora peggio che va ancora di più l'effetto palla. Tutto. Allora, voi fate una cosa, questo è uno spessore. Io mi sono fatto questo, vedete? Io mi sono fatto questo qui. Questo qui per tagliare queste borre. E ti metti la distanza giusta, 8 mm, questo è da 8 mm. Fitti questo. Quando hai passione ti fai tutto. È come il fabbro si fa le sue pizze, non è che le trovi le pizze del fabbro in via, se le costruiscono loro perché hanno passione, è il lavoro che gli piace, e così sono io. Ecco, poi misurate lo stesso, 8.000, vedete? Volete vedere come funziona? Ve lo faccio vedere uno come funziona. Allora, avvicinatevi, 8 mm, 8 mm, usate un calibro, fate 8 mm, mettete vicino, vede? Vedete? Ancora non c'è. Vengono, perché tagliare l'occhio vengono tutti uguali. Ecco qua. Mandate dentro, questo è un tubo di rame, ci vanno belle un po' pressate perché devono stare fermi, perché se ci giocano, ci mettono così, quando tagliate, sembrano come una donna. E vi sfuggono di mano. Allora dovete tagliarle così, mettete e spingete, voi spingete piano piano fino a che arriva vicino la vite. Voilà. Prendete un taglierino, magari, o un coltello con una lama molto fine, così tagliate preciso, e tagliate, vedete? Voilà. Voilà, è precisa, è come fosse uscita di fabbrica, è uguale alle 8 mm. Allora, andiamo avanti. Aggeggi, vedete? Te li puoi costruire da te. Questo è addirittura per il calibro 12, le borre, quando servono. Perché te le devi comprare, è bello farsi, cioè la cartuccia te la devi fare da te, in tutto. Questo qui regoli e ti fai... da mezzo centimetro, da 6, da 4, metti la vite, passi la borra dentro, tagli, è uno spettacolo. Andiamo avanti. Allora, ripeto, mettete la borra dentro, 8 mm, perché carichiamo gli 8 palettoni. Ho messo la coppetta perché dobbiamo arrivare con altezza. Qui puoi mettere anche di più la borra per arrivare con gli 8 palettoni, ma che senso ha? Vanno fuori. Dobbiamo cercare di contenere e questi cattivi, questi si chiamano i cattivi, pecore che tendono sempre di fuggire al branco, ma noi dobbiamo prendere la colla e cercare di tenerli uniti quando tiriamo le fucilate, perché queste cartucce stanno per tornare.
e torneranno. Non sono, non sono cartucce morte che uno non le compra perché magari un pallino va là, un pallino va là. Io anche, ci sono stati tempi che magari ne ho sparate, però poi alla fine sai che dici, ma non trovi cartucce buone, cioè in commercio e tutto, perché cioè, ti fanno delle fracasse. Io voglio dire una cosa. Vabbè, se mi avanti, voglio fare un video breve, cerco di, se mi avanti un minutino, lo dirò. Allora, mandate giù la borra. Così non dovete mai metterlo, perché sennò, ve l'ho detto, ha l'effetto palla, i pallettoni non c'è, ed è un disastro. Oggi è proprio la diretta, ragazzi. Allora, tagliate. Uno, due, tre, è già segnato, eh? E quattro. Eccole qua. È una borra rigida, non rimane, non rimane flosciata come le altre, quindi allungano molto le rosate, eh? Il concentramento della rosata. Dov'è la cartuccia? Pensavo che era, era preso il volo anche questa. Si mette dentro. Ecco. Qui carichiamo gli 8 pallettoni. Allora, due. Ragazzi, oggi è così. Sei. Anche qua bisognerebbe usare i buffer, ma come ho detto, queste qui le sparerò senza. Metterò un cartoncino di quei fini. E chiuderò. E anche questa è fatta, come potete vedere. Eccoci qua. Ovviamente poi ne parlerò qualcun altra quando è. Ecco, questo è tutto. Come potete vedere, non è una cosa, tanto ci vuole con calma, passione, tranquilli. Quando caricate state tranquilli, non come, se non siete sicuri, svuotate di nuovo la cartuccia, ricontrollate che sia tutto come si deve, perché sennò dopo non si può certo riparare. Ecco, e niente, io volevo dirvi una cosa prima, adesso poi ve la dico. Allora, mi rimane qualche minuto e lo dirò. Io ovviamente ringrazio sempre tutti, la prima cosa, di cuore, tutti, ai nuovi iscritti, quelli che mi scrivono. Mi scrivo perché magari qualcuno la vuole vedere. Io adesso ve la scrivo di nuovo, così. La scriverò qua, così ogni volta che magari farò qualcosa la potete vedere. Ecco, tutto in diretta. Allegria, diceva la buon'anima di Mike Buongiorno. Ok? Volevo dire, io sto cercando, per esempio, perché voglio vedere se le trovo, siccome che sono state trovate delle cartucce a pallettoni di una nota marca e sono state sparate con il fucile a 25, perché si provano a 25 metri le rosate. Se lo tieni a 25 metri, poi che spari a 30 o 40, ma come va a 25? Già ti rendi già conto tutte le rosate, come va una cartuccia. Ok,
sono state provate sia con fucile da caccia, io ho visto, di cui non, certo non dirò niente, il nome perché non si può, però ho visto io su un filmato, e in più sono state provate a una canna manometrica di precisione, questi pallettoni. Voi avete visto, no? Io non dico niente perché lì, non so se riesco a trovarli prima che si chiuda la caccia per fare una prova fra le due. Ecco, parliamoci chiaro. Avete visto, io le ho sparate, queste qui adesso le proverò senza buffer. Le mitiche 10 palettoni sono queste qui che ho fatto anche prima. Ne farò qualcuna, adesso non, purtroppo il tempo è ladro. Ne farò anche qualcuna, non da 10, ma anche, avete visto la dosata, da 12 pallettoni. Anche per il tiro dinamico, perché quando ti presenti su un campo, uno che te le fai così, sei orgoglioso, cioè quando spari, vedi che belle rosate. Magari uno ti vede, dice, ma dove le prese queste cartucce, queste belle cartucce? Perché è bello, non è che fai una sagoma, ti fai un pallino qua, un pallino là, ma che cazzo di cartucce spari, uno ti può dire, dove le prese? Tornando al discorso di prima. Sono state provate con una canna manometrica di precisione questi pallettoni. Hanno fatto delle rosate. No, il fucile ha fatto diverse. Ma la canna manometrica, se non sbaglio, ha fatto dentro una cosa di 38 centimetri. Voi avete visto il filmato? Avete visto? In una mano, ragazzi, stanno in una mano. 20 centimetri scarsi. Perché io sono come San Tommaso. Ah, purtroppo adesso non ho più tempo. Vedete queste qui? Vedete queste qui? Le avevo preparate. Queste qui sono cartucce capovolte. Prima di sabato farò solo queste una sera. Questo è un paio da farvi vedere. Un altro filmato su queste qui. Così le proveremo poi insieme. Da 60 metri, 80 metri. Dovrebbero capovolgere. Comunque io, mi ripeto, sono come San Tommaso. Se lo metto in alto non credo. E voglio sfidare queste cartucce quando le troverò. Ecco. Ragazzi, è stato un piacere veramente. Per me poi non ne parliamo qua. Quando mi metto nel mio mondo ci sono solo io, le cartucce e tutta la mia passione che mi dedico da una vita. Credetemi, ed è bellissimo. Un saluto ragazzi miei. La mia email l'avete. Qualsiasi cosa potete chiedermi, non chiedetemi magari cose di calibri che io non ho, magari ho strani o tipo di polvere, perché potrei, per aiutarvi lo stesso potrei chiedere a qualche amico per vedere come a qualche altro caricatore, ma non mi sembra una cosa giusta. Però se mi interessa uno che gli sta a cuore, farei anche questo, chiederei e darei l'informazione, perché sono sicuro delle persone che conosco, quindi un ciao. Ricordate?